Ciao ragazzi, bentornati con la rubrica Speedy Ricette delle ricette dell'amore vero. Oggi prepareremo insieme il tiramisù classico, una ricetta tutta tipica italiana. Questa ricetta è stata preparata dalle sapienti mani del mio amore Michele. Andiamo subito a vedere come l'ha preparata. Per preparare un tiramisù per 8 persone occorrono 400 g di savoiardi, 4 uova, del cacao in polvere, 120 g di zucchero, 500 g di mascarpone e 6 tazzine di caffè da moka. Ora andiamo subito a prepararlo. Per prima cosa dividiamo i tuorli dagli albumi e montiamo i tuorli insieme allo zucchero fino a farli diventare una spuma densa e omogenea. Versiamo poi nella stessa ciotola gli albumi e montiamoli a neve ben ferma. Ora versiamo in una ciotola capiente il mascarpone, lavorandolo un po' con una spatola per renderlo più morbido. Uniamo al suo interno la spuma di tuorli e zucchero, mescolando per bene con movimenti dal basso verso l'alto per non smontare la spuma. Uniamo poi l'albume montato a neve ben ferma in vari step, mi raccomando, sempre dal basso verso l'alto. È arrivato il momento di assemblare il tutto. Dopo aver inzuppato i savoiardi nel caffè, formiamo un reticolo per tutto il fondo della nostra torta e versiamo un terzo della crema che abbiamo preparato, livellandola per bene. Poi spolveriamo la crema con del cacao in polvere e procediamo con il secondo strato di savoiardi imbevuti nel caffè. Quando avremo completato anche il secondo strato, procediamo con la seconda parte di crema, sempre livellata per bene. E con il cacao in polvere. Procediamo poi con il terzo strato. Savoiardi imbevuti nel caffè, crema livellata, e questa volta abbondante cacao in polvere. A questo punto mettiamo il tiramisù appena pronto in frigo per qualche ora per farlo compattare. Ed ecco qui il tiramisù appena preparato. È davvero una golosità. I miei amici a cena hanno gradito tantissimo. Spero che proporrete questa ricetta anche voi ai vostri amici e ai vostri parenti. Sono anche riuscita a tagliare un pezzo per fotografarlo ed ecco qui il capolavoro. Mi raccomando, se vi è piaciuta la ricetta, condividetela con i vostri amici, mettete mi piace e commentate. Io vi mando un bacio e vi aspetto alla prossima video ricetta. Ciao a tutti!